tutti ragazzi, sono Zetro, oggi siamo qui, signori, tornati sul mio canale con un nuovo episodio di Rainbow Six. Come sempre, io vi invito a lasciare fin da subito un bel pollicione in su, mi raccomando. Io vi dico fin da subito che oggi sono carichissimo. Tra l'altro, come vedete, è uscita la mappa Costa. Finalmente, ragazzi, l'abbiamo fatta. Una mappa diversa, minchia, era tre volte che giocavo sul parco divertimenti. Basta. Ma madonna, mausoleo, guarda se bisogna cominciare così. Dai là. 20 minutes later. No, raga, non avevo acceso il gatto. Non ci credo. Il microfono lo sto registrando? Ciuccia, melo. Sì, sta andando. La fesca ma anche. Non ci credo. Signori, piccolo inconveniente. Mi sono dimenticato di accendere il gatto. Così. Pensavo di averlo fatto, ma non l'ho fatto. Quindi ho parlato 10 minuti abbondanti da solo. Un coglione. E quella parte non la vedrete mai perché tanto non stavo registrando il gameplay. Però, sta iniziando il terzo round. Cioè, raga, ci ho messo due round per accorgermi che il gatto era spento. Comunque sia, non vi siete persi niente perché ho fatto schifo. E da una parte meno male. Però mi dispiace un sacco, raga. Adesso vediamo quanto viene fuori, come è durata. Sennò proviamo a fare due partite. Qua non posso uscire perché essendo una classificata non devo e non posso perdere punti. Mettiamola così. Concentriamoci però perché stiamo 1-1. E questi qua mi sembrano abbastanza in gamba. Abbastanza. Da una parte meglio, eh. Raga, perché davvero nel secondo round sono morto in un modo scandaloso. Adesso sta andando, adesso sta andando. Dovrebbe essere tutto a posto. Io ho visto era là in fondo, ma non ne ho idea. Facciamo così, droniamo. Perché qua non si sta mettendo benissimo. Occhio che qua ci sono le tarme. Stanno bucando tutti i muri. Boh. Scusate, oh, ma ho riconosciuto. Sto giocando contro le tarme, ragazzi. Ma che roba, che buchi che fanno. Ora hanno preso dalla loro madre. Questo è poco ma sicuro. Qua è il fucile di Sofia. Grande. Bravo, bomber. Rune pronto. La Claymore ce la mette lui. Ce n'è uno qua, raga. Io ho paura ad andarci perché... Mina pronta. Ecco, guarda che prendo anche... ste bagaglie qua! Ma le lavoro da matti e t'ha fatto. Ce n'è uno là, guarda, ci scommetto che ce n'è uno. Quando non sapete cosa fare, uscite dall'angolo e sparate a caso. Tranquilli che qualcosa andate a prendere. E là. Non è... non l'ho preso. Ma è... oh! Madonna, imbottita! Di antiesplosivo, ragazzi. Ma non è, l'avevo preso. Vabbè. Siamo partiti con il piede giusto oggi, eh. In tutto e per tutto. La giornata dei fail questa, secondo me. Ho già capito. Non ce la fai, zio. C'hanno anche il bandit. È lì, l'hai vista a destra. È tornato. Ha beccato la mina di Ela. Niente, andata. Gli ha tirato, guarda qua, la nitro. In the face. Ride bene chi ride ultimo. Non è ancora finita, raga. Non è ancora... guarda. È difficile, ma la possiamo raddrizzare. Mi spiace non tanto per lo score che sto facendo. Che chi se ne frega, sapete. L'importante è divertirsi. Poi ovvio io cerco sempre di impegnarmi, di fare delle belle partite, perché naturalmente è anche più piacevole da guardare. Mi dispiace non potervi mostrare i primi due round, ragazzi, che seppur io abbia fatto pena, ho sparato delle perle ignoranti come faccio di solito. Però purtroppo è andata e non ci si può fare niente. Adesso ci siamo presi mira. Prima volta forse che prendo mira quando difendiamo in questa parte della mappa su Costa. Però ho messo il doppio mira qua, che non mi dispiace affatto. Cosa sta facendo Vigil? È impazzito. Sai che io li sento qua sopra. Zio, basta spaccare il mobile. Ma che cavolo c'hai, io? Via, fuori questo. Sono sopra la botta. Oh, mamma mia, raga. Chi di nitro gioisce, di nitro perisce. Porco Diaz. Sto godendo come un elfo, come potete capire, raga. Doppie di nitro così. Ultimo nemico rimasto. Ce n'è un altro. Sempre da botola. Infatti li sentivo, eh. Sì, è qua, l'ha capito anche lui.
Grande, grande. Che round che abbiamo fatto. Qua l'abbiamo giocata benissimo, con mira. Ma sta registrando, vero? 2-2, dopo il fail di prima, ragazzi. Sto guardando perennemente il gatto e il microfono che stia andando tutto correttamente. Dai che l'abbiamo riaperta, eh. Ora loro sono andati a difendere in cucina. Cambio caricatore. Ma bravo Blitz, guarda te. Che ti assisto. Vai, vai. Controlla la porta principale che... Sicuramente c'è qualcuno qua in giro. Qualche esterno dovrebbe esserci. E non penso che stiano tutti dentro, dai. Opale. Hanno seccato uno dei nostri. Io dalla cuffia... infatti... Ho sentito. Ciucmel! Guarda, lo sto per spottare, poi... Ci ho pensato all'ultimo e l'abbiamo anche inculato. Ora sembra pulito. È sempre rischioso, però. Via da qui. Devo farlo. Mi devo assumere qualche rischio. Sento uno, l'ho sentito. Mamma mia. C'ho 30 di vita. Non sono messo benissimo. Raga, scusate se sto parlando poco, ma sono mega concentrato. Vai qua nell'angolino. Mi metto una claymore qua per sicurezza. Che se è fuori e ci pusha da dietro la prende per... Boh, perfetto. Come non detto. Grandi, raga, grandi. Vai così. 3-2. Ci siamo svegliati noi, eh. Ci siamo... Meno male che queste cose le stiamo facendo adesso e non prima. Meno male. Match point. Adesso difendiamo noi in cucina, raga. Io mi sono ripreso mira perché dopo round che abbiamo fatto in precedenza è lecito. Mi trovo abbastanza bene con questo operatore. Teniamolo, l'unica pecca è che c'ha... Che se ti trovi due nemici a stecca ci lasci le penne perché la cadenza è impressionante quest'arma. Qua spacchiamo tutto. Non ho voluto fare le tarme prima. Lo faccio anche io adesso, È troppo calmo. Bravo, la vigile vuole provare a fare spawn kill. Noi qua chiudiamo. A posto. Arriva. Ah, che passato. È qua, è qua. È sempre qua dalla porta. Porco dio. È tosto questo che vuoi. Che spara, eh. No, 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 apri mira. Allora, oh là, figa, già facevo. Meno male che non ha aperto i mira, va. Che stupido, 4 contro 4. Ce n'è uno qua fuori. Io riprovo la kill della vita, ma non va. Con calma, raga, con calma. Abbiamo tutto sotto controllo. Guarda che si viene ancora dalla porta, fa meno il furbo, eh. Se non sbaglio ce n'è solo. Ce n'è uno sul rampino che sta andando sopra. Qua fuori ce n'è uno. Da sta finestra. È un casino, raga. Cioè, o ci pensa Jäger, che è sopra. Oppure... Mi ci devo fare, eh. Cioè, non so cosa fare io. Li devo aspettare. Bello che li sto sentendo tutti, eh. Ecco, ho sentito anche il buco gigante che mi ha fatto. Questo è incazzato nero, però. Sono sopra, raga. Se iniziano a bucare così è finita, ve lo dico. Il primo che becco da boh fa un volo, ragazzi, che torna a Baghdad, a caso. Dai, che tanto devono scendere, mancano 20 secondi. Non so da dove guardare, cioè. Siamo a 15 secondi. Ma porca miseria. L'ho visto. Ultimo nemico rimasto. Ciucmel! Mamma mia, ragazzi! Cosa abbiamo fatto? Ma cosa abbiamo fatto qua con mira? Buono, buono. Che round. 3 ne abbiamo seccati. Che devastante questo operatore. Se lo ci sa usare a dovere negli spazi stretti, raga,
è micidiale. Abbiamo fatto 7 uccisioni, 3 assist e 2 morti, che fondamentalmente sono quelle dei due round che non avete visto, credo. Comunque sia, signori, il video di oggi è giunto al termine. Vi invito a spolliciare, a commentare e soprattutto rimanete sintonizzati qui sul mio canale. Oggi pomeriggio andrò in live su Fortnite. Vi aspetto in numerosi. E dal vostro Sector è tutto, salutone, un abbraccione. Ciao campioni.